Buongiorno a tutti amici. Allora, un po' che non ci si vede in effetti, ma perché sono abbastanza impegnata. Uscirà un video riguardo a tutto questo coso qua. Mi sembra che l'inquadratura sia anche abbastanza stortina, ma fa lo stesso. Allora, andiamo avanti e oggi volevo farvi vedere una cosa che ho preso tempo fa, che non ho più fatto video, ma vi faccio vedere adesso, quando ci sarà un video a parte comunque. Allora, innanzitutto volevo farvi vedere questo orologio che ho preso in un negozio. Mi piaceva, era piccolino, touch, non ingombrante, visto che faccio un lavoro che va benissimo, questo orologio qui, e mi arriva le notifiche, ti conta i passi, e chi più ne ha più ne metta, ha la sveglia, si connette col Bluetooth ovviamente al telefono, arrivano i messaggi, le chiamate e tutto. Noi premendo qui sopra, vediamo l'orario, che c'è il Bluetooth, la batteria, i passi, i chilometri che fai, gli orari, le calorie, il battito cardiaco e altre funzionalità che ora non vi sto qua a elencare. La batteria si spegne, eccetera, eccetera. Allora, io ci ho messo il cinturino verde, verde fluorescente perché mi piaceva molto e anche ben visibile. Però dentro la scatolina c'era anche questo sacchettino qui che lo puoi portare con te in giro, che però a me non serve portarmi in giro questa cosa, questa roba qua, perché dentro questo sacchettino abbiamo il caricaorologio che lo mettiamo qua dentro e qua c'è l'USB e poi un altro cinturino che è quello classico nero che era un po' dappertutto in tutti i tipi di scatoline, potevi scegliere il secondo colore, c'era azzurro, rosa, mi sembra, arancione, giallo. A me è piaciuto verde fluo perché non lo so, così mi piace. Mi è piaciuto verde fluo che si vede e niente. Ecco qua il mio super orologio, orologino che nei scorsi video vi ho fatto vedere gli altri tipi di orologi che ho. Questo qui è l'ultimo orologio che ho acquistato e per il momento mi trovo molto molto bene. Non l'ho ancora provato con l'acqua, ma direi proprio che non va in mezzo all'acqua, mi sembra, non lo so, devo leggere le istruzioni, ma si scarica l'app nel telefono ed è facile facile da usare, facilissimo. Ve lo consiglio, vi metterò qui sotto il link in descrizione del nome dell'orologio che adesso mi sfugge e niente. Ci vediamo con un prossimo video. Ciao a tutti!